Buonasera ragazzi, in questo video vedremo alcune stelle doppie e in particolar modo ci occuperemo del loro colore. Così come ci siamo occupati della forma delle stelle, qui ci occuperemo del colore delle stelle. Cominciamo quindi da Castore, che è una stella doppia che abbiamo anche già visto. Ora vedete, questo è Stellarium, l'ultima versione. Se io voglio posso, vedete, vedere le sagome delle costellazioni, posso anche fare mostrare, diciamo, le figure relative, quindi questi sono i gemelli. Ora disattiviamo le due cose, puntiamo Castore, dopodiché andiamo qui sotto, centriamo e poi facciamo CTRL tasto su del cursore e ci avviciniamo. Vedete che a un certo punto la stella si suddivide. Bene. A questo punto possiamo tornare alla nostra telecamera. Questo filmato non sarà più in piano sequenza, sarà effettuato tramite montaggio, e quindi ci saranno vari punti montati per ridurre i tempi morti. Naturalmente voi sapete benissimo che ci vuole del tempo per puntare il telescopio, però seguendo i suggerimenti degli altri video vi garantisco che si può fare senza particolari difficoltà. Ecco Castore, l'immagine è buona anche se non è perfetta, c'è qualche disturbo, comunque si vedono abbastanza bene il disco di diffrazione, anche gli anelli di diffrazione. Il colore di Castore è bianco per entrambe, grosso modo bianco per entrambe le stelle, e adesso noi faremo un fermo immagine. Ora, se ci fate caso, è bianco, non si vedono residui di dispersione cromatica significativi. Adesso passiamo, giusto per avere un metro di paragone, a dare di nuovo un'occhiata alla Luna. In particolar modo cercheremo di dare un'occhiata a un cratere che si chiama Clavius. Ecco qua, il cratere che si chiama Clavius è qua. Comunque adesso lo vedremo meglio. Eccolo qua, vedete? Questo è il cratere Clavius. Adesso ci allineiamo un pochino meglio. Guardate la grande quantità di piccoli craterini. Si vedono oscillare a causa del seeing. Lo vediamo ancora brevemente. Vedete che i craterini a volte compaiono, a volte scompaiono. Sono craterini molto piccoli. Il rapporto di ingrandimento è esattamente lo stesso che usiamo per le stelle. Quindi possiamo confrontare le stelle direttamente con questo. Bene, ora passiamo ad un'altra stella. Questa volta cambiamo colore e andiamo a prendere una stella che si chiama Algieba. La cerchiamo qua. Scriviamo Algieba. Eccola lì, vedete? Adesso ingrandiamo con CTRL tasto su. In che costellazione è questa stella? Se voi fate una cosa di questo genere, vedete? Questa è la costellazione corrispondente, peraltro è molto vicina alla posizione della Luna, e la costellazione è quella del Leone. Vedete che c'è un leone. Ora togliamo pure questo, ingrandiamo, la centriamo adeguatamente, è già centrata, e poi la ingrandiamo. Aspettate che non è centrata, ecco. Ecco qua, vedete che una è gialla e l'altra è bianco-azzurra. Ok? Andiamo a vedere con il nostro telescopio. Ecco qua, vedete? Il colore si percepisce piuttosto bene. Vedete? Si vede anche che l'altra stella è più debole. Infatti il disco di Eirid della seconda stella si vede di meno e soltanto tratti. Lo vediamo ancora scorrere per un attimo.
Notate che la stella sta sorgendo, sta ancora, nel senso che non è ancora culminata. Vedete? Ora punteremo una stella che si chiama Porrima. Ebbene, questa è una stella, come potete vedere, in questa costellazione, che è la costellazione della Vergine. E in particolar modo, questa è una stella molto interessante perché è una stella che adesso centreremo accuratamente. Vedete, ingrandendo moltissimo, vedete che si separa. Sono due stelle bianche. Ok? Benissimo. Dov'è la parte interessante? La parte interessante è che adesso è piuttosto bassa sull'orizzonte. Vedete? È abbastanza bassa sull'orizzonte. Ora, questo significa che sarà soggetta ad una forte dispersione cromatica, pur essendo il telescopio abbastanza piccolo. Per cui ora guarderemo dentro al telescopio la stella. Eccola. Allora, come potete vedere, innanzitutto la coppia di stelle è molto ravvicinata. Inoltre, l'immagine è molto disturbata proprio perché è molto bassa sull'orizzonte. Inoltre, si distingue nettamente la dispersione cromatica, in quanto il bordo superiore della stella è blu e il bordo inferiore della stella è rosso. Cosa che invece non dovrebbe capitare. Il disco di diffrazione si vede abbastanza bene, l'anello di diffrazione praticamente non si intravede se non poco o nulla, a causa del fatto che la stella è molto bassa sull'orizzonte e quindi non si intravede bene. Ora sono passate alcune ore, è notte. E proviamo a guardare nuovamente Porrima, che adesso è più alta nel cielo. Come potete vedere, io l'ho centrata qui, adesso ingrandendo adeguatamente. Questa è la nuova posizione attuale di Porrima. Ecco, come potete vedere, questa è la situazione attuale di Porrima. Non c'è più l'aberrazione cromatica dovuta alla dispersione cromatica, o quantomeno è molto più ridotta di prima. Le due stelle sono comunque ovviamente sempre molto vicine. Il seeing non è più ottimale, sembra lievemente peggiorato con il passare del tempo. Tuttavia è ancora molto chiaro la stella doppia. Si vede anche che adesso l'anello di Eri, diciamo il principale anello di Eri, è ben visibile, sicuramente molto più ben visibile di prima. Ora passiamo ad un'altra stella doppia chiamata Cor Caroli, cioè il cuore di Carlo. Ebbene, questa stella doppia è particolarissima perché è blu e verde, molto particolare. Ebbene, è qui, è quasi allo zenith. Adesso io la centro, provo a centrarla, poi ingrandiamo rapidamente. Eccola qua. Come potete vedere, l'anello, il disco di Eri, l'anello di Eri della componente più debole si intravede appena. Il seeing è meno buono di prima, il colore verdastro della componente più debole si intravede appena, per quanto in realtà non sia neanche detto che sia veramente verde. Tuttavia, la stella doppia si vede ugualmente bene, anche se è sicuramente più disturbata rispetto a prima. È evidente che con il passare della notte la qualità del cielo è peggiorata lievemente. Questa è una stella doppia molto bella all'interno del telescopio. Bene, ora provvedo a effettuare una ferma immagine. Ecco qua, vedete?
non c'è assolutamente dispersione cromatica, siamo quasi allo zenith, questa è la compagna verdastra. Ora passiamo ad un'altra stella doppia molto famosa, si chiama Mizar. La vediamo già centrata qua, in che costellazione è? È nell'Orsa Maggiore, vedete? Questa è l'Orsa Maggiore. E in particolar modo è questa stella, vedete qui se io metto la figura, vedete? Un orso. Ok? Bene. Togliamo la figura, ingrandiamo, vedete? In questo momento sto puntando il telescopio verso nord. Ora aumento l'ingrandimento. Notate che se io rimetto questo, vedete, è come se fosse una specie di pentolino. Ok? E questo è il manico. Questa è la stella centrale. Ora, se io ingrandisco, vedete che Mizar è una stella doppia. La sua compagna si chiama Alcor. Questa stella doppia è visibile a occhio nudo, quindi una vista normale è in grado di vederla benissimo. Ma se io ingrandisco ulteriormente Mizar, la sola Mizar, vedete che a un certo punto Mizar stessa si sdoppia. Ora cercheremo di vederle entrambe. Ecco, vedete? Le vediamo entrambe. Questa è Mizar, che è una stella doppia a sua volta, e questa è Alcor. Ora cominceremo a guardare Alcor da vicino, che in questo caso noi possiamo vedere solamente come stella singola. Eccola, vedete? Notate che si muove da destra verso sinistra perché sto guardando verso nord. Ora vedete che si vede la stella, il segno non è eccezionale, però si vede il disco di Eri e gli anelli di Eri. Eccola qua. Vedete? Prima stella, seconda stella, si vedono i dischi di Eri e si vede anche l'anello di Eri. Vedete che l'immagine purtroppo è perturbata, non è più perfetta come in altri casi, tuttavia è più che decorosa. L'ingrandimento è sempre lo stesso, per cui il diametro di uno di questi dischetti è di 2 secondi d'arco circa. Un po' meno per la stella meno luminosa, ma semplicemente perché è meno luminosa. In realtà il diametro del disco è sempre lo stesso, perché dipende solo dal telescopio. Ora vediamo una delle più famose stelle doppie del cielo, senza ombra di dubbio, ed è la doppia doppia della Lira, detta anche Epsilon Lirae. Ora, dove sta? Vedete che ormai è tardi, sono le 2 del mattino, è piena notte, e Vega con la Lira assieme al Cigno stanno sorgendo, sono già relativamente alte. Bene, cominciamo a vedere quali sono le costellazioni in questione. Vedete, questo è il Cigno e questa è la Lira. Se noi guardiamo le figure, vedete, questo è il Cigno, questa è la coda del Cigno, questo è il collo del Cigno, qui c'è una stella famosissima che si chiama Albireo, che però non vedremo. E invece questa è la lira, vedete? Lo strumento musicale. Ora togliamo queste due cose, ingrandiamo adeguatamente. Ebbene, qua vicino a Vega, Vega è una stella luminosissima. Ora questa è una stella doppia e ciascuna di queste due stelle è doppia a sua volta, vedete? Anche quest'altra è doppia a sua volta. Ora vedete? La cosa interessante è che questa stella doppia è visibile a occhio nudo e una buona vista la vede già sdoppiata, quindi si riesce a vedere la prima duplicità. Ecco, vedete? La prima e la seconda. Ora noi per esempio proviamo ad ingrandire la prima. Vedete? Una un po' più luminosa, l'altra un pochino meno. Dopodiché
la seconda. Si può vedere abbastanza bene nel complesso. I dischetti di ieri sono ben visibili. La stella è bassa sull'orizzonte e infatti si ha anche una briciola di dispersione cromatica. E concludiamo con una stella doppia veramente molto bella. Il suo nome è Pulcherrima, che in latino significa bellissima. In quale costellazione è? Vediamo qua. In questa costellazione, nel Bolt, vedete che è questo. Ora, inquadriamo subito, centriamola. E guardiamola da vicino. Eccola qua. E adesso andiamo a guardarla col telescopio. Guardate che meraviglioso contrasto di colori, blu e giallo. Purtroppo il seeing non è più ottimale, ma in ogni caso si vede molto bene il disco di Eri di entrambe le stelle, salvo qualche perturbazione con i relativi anelli, anzi l'unico anello. Guardate che spettacolo. Bene, ora è il momento di trarre alcune conclusioni dai filmati catturati ieri sera. Io ho estratto alcuni fotogrammi e da questi fotogrammi ho estratto le immagini delle stelle che abbiamo fotografato, abbiamo filmato. E adesso possiamo trarre alcune conclusioni relativamente al colore delle stelle. Abbiamo parlato di forma delle stelle, adesso parliamo di colore delle stelle. Per cui io direi di cominciare innanzitutto con un fenomeno che avevamo già visto in passato, e cioè la dispersione cromatica. Ora, guardate qua, vedete? Questa è Porrima, una stella bianca, doppia, e se ci fate caso, nella fotografia di sinistra, scattata quando la stella era a 27 gradi sull'orizzonte, la stella era quasi un piccolo arcobaleno che andava dal blu al verde al giallo al rosso, mentre a 43 gradi questo effetto arcobaleno c'è ancora, ma molto inferiore. Quindi questi sono colori che non sono della stella, questi sono colori che sono dovuti all'atmosfera che c'è tra noi e lo spazio esterno. Ora, questo effetto che si chiama dispersione cromatica, o anche dispersione atmosferica cromatica, è anche ben chiaro qua, se ci fate caso. In questo caso, Epsilon Lyrae, la doppia doppia, la famosissima stella doppia, anche qui presenta questo fenomeno. Si vede meno perché sono stelle anche più deboli e sono lievemente più in alto, 33 gradi, però anche qui questo effetto c'è ed è vistoso. Ora, quindi questi sono colori che non sono delle stelle, sono colori spuri. Ok? Invece, veniamo a colori più sicuramente reali. Ebbene, questa è Pulcherrima, oggettivamente la più bella di quelle che abbiamo visto ieri. E vedete che ha dei colori veramente spettacolari, giallo-arancio e la seconda è blu, splendida, niente da dire. Questo numero 66 è appunto i gradi dell'orizzonte e di altezza della stella quando è stata fotografata. Vedete che qui non ci sono più quasi, anzi direi che non ci sono proprio più problemi di dispersione cromatica. Bene, veniamo ad Algeba, un'altra stella molto bella che si potrebbe considerare come un pochino bluastra questa, arancione questa. In realtà molto spesso sono considerate come arancione giallo, dipende molto anche dall'occhio dell'osservatore, in questo caso è una telecamera, quindi è più oggettivo. Anche questa è molto bella nel telescopio, non bella peraltro secondo me come Pulcherrima. Essendo abbastanza alta non c'è una traccia particolare di dispersione cromatica, un pochino c'è, vedete, qui è rosso, qui è blu, ma probabilmente è dovuto più che altro al colore della stella, al colore intrinseco della stella. Andiamo avanti allora. Passiamo dunque, abbiamo visto Porrima, procediamo, Castore, che è la prima che abbiamo visto, vedete che questa è decisamente alta sull'orizzonte, 70 gradi, e
Ebbene, gli effetti della dispersione cromatica non ci sono più. Vedete, in pratica non c'è più una vera prevalenza, sì, c'è un'apparenza di colore più rosso di qua rispetto a qua, però vedete che c'è già anche qua. Ora, questa è anch'essa una stella doppia molto bella, ma se noi adesso andiamo a vedere, lasciamo perdere un attimo Corcaroli, andiamo a vedere Mizar. Mizar, vedete, era alta 80 gradi sull'orizzonte, quindi praticamente allo zenith, cioè il punto che abbiamo esattamente sopra la testa. E vedete che qui ogni traccia di dispersione cromatica è scomparsa, eppure ci sono delle lievi ombre colorate, rossastre, sul bordo esterno. E la stessa cosa anche per Alcor, cioè la compagna di Mizar. Ok? Ora, a cosa sono dovuti questi aloni colorati? Allora, potrebbe essere un fenomeno atmosferico, ma non credo proprio che lo sia. Potrebbe essere un difetto del telescopio, e anche qui non credo che lo sia. Il motivo più probabile per questi aloni colorati è di nuovo legato alla natura ondulatoria della luce, cioè la stessa che produce questi dischi di Airy. Ora, il disco di Airy di una stella bianca è in realtà la somma di tanti dischi di Airy, ciascuno per ogni colore, quindi ce ne sarà uno blu, uno rosso, uno verde, uno giallo, eccetera, eccetera. Ok? Ora, il fatto è che di nuovo per la teoria ondulatoria della luce, questi dischi sono di dimensione diversa a seconda del colore e i dischi rossi sono un pochino più grandi dei dischi blu. Ok? Quindi questo significa che il bordo esterno sia del disco che dell'anello di Airy sono un pochino più grandi se sono rossi. Ecco perché c'è questo bordino rossastro, che è un fenomeno che è piuttosto difficile oggettivamente da vedere. In questo caso mi sembra di poterlo accertare con certezza, perché vedete che c'è sia su Alcor che su Mizar ed è perfettamente simmetrico sopra e sotto. Non dovrebbe essere aberrazione cromatica, perché l'aberrazione cromatica di solito si manifesta col blu, e non dovrebbe essere nemmeno sfocatura, perché questa messa a fuoco è la stessa delle altre stelle, quindi non dovrebbe essere, e nelle altre stelle non c'era questo fenomeno. Ora, per completare il discorso della dispersione cromatica, vedete Epsilon Lyrae, anche qui in Epsilon Lyrae si vede molto bene il fenomeno, quindi anche questi sono colori che non sono delle stelle. Quindi abbiamo visto fino adesso i colori veri delle stelle, i colori dovuti all'atmosfera e i colori dovuti a particolari fenomeni dovuti alla natura ondulatoria della luce. Ebbene, allora terminiamo questa carrellata con quest'altra stella doppia, molto bella, Corcaroli. Ebbene, di solito Corcaroli è considerata come blu questa e verde verdastra la secondaria, e in effetti ha un qualcosa di verdastro. Al telescopio si vede un po' più scura, guardando occhio nudo, mentre invece qua vedete che si intravede abbastanza un po' di verde. Qui al centro naturalmente abbiamo la Luna, come vi dicevo, da usare come riferimento per le dimensioni, e quindi con ciò spero che vi siate divertiti a vedere sia le stelle doppie che i colori delle stelle. Grazie.